Selamat malam. Malam ini saya mau ngecek si Aurora. Apa sih yang sedang dilakukan Aurora? Aurora. Buonasera, signorina. Aurora, cosa stai facendo? Facciamo la nanna adesso? La mamma leggere il libro? Cosa c'è in bocca? Cucù! Cosa stai facendo in camera tua, amore? Non fai la nanna? Aurora? Eccomi la mamma, amore. Adesso leggiamo il tuo libro, va bene? Ma però, ma si può raccontare a me cosa c'è questa tutto palline per terra? Sei arrabbiata? Sei arrabbiata, amore? Vabbè, dai, adesso leggiamo tutti insieme il tuo libro. Guarda che cosa ho portato. Ciao, signorina. Spegni l'amore. Spegniamo la luce? Vuoi che spegniamo la luce? Spegniamo la luce. Poi buonanotte. Hai, selamat malam semua. Mudah-mudahan kalian suka ya. Amore. Jadi kalau Aurora ini ya begitu gitu. Susah tidurnya. Jadi kita mesti garut-garut punggungnya, bacain dongeng, banyak sih dongeng-dongeng yang dia suka gitu. Tapi udah banyak tadi udah kita bacain. Itu yang kita lihat tadi itu hanya beberapa aja ya, tapi sebelumnya sudah ada gitu. Mudah-mudahan dia cepat tidur. Tidurlah, nak. Amore, spegniamo la luce. Mamanya sudah ngantuk. Dove la tua peluche? Teringatnya kalau Aurora itu mau tidur itu dia suka pakai ini ya. Ini baju tidur saya. Kemana-mana dia pergi pakai itu. Facciamo la nanna. Dai, matikan lampu ya. Facciamo fare il amore? Sto leggendo un libro. Che cosa è scritto qua? Dove, amore? Libro pop-up. Libro dei perché. Guarda. Vieni qua. Devi leggere la mamma, amore. Tu devi mettere la testa qua. Possiamo spegnere questa, poi leggiamo? Insieme? Dai. Prova a spegnerla questa. Eccolo, sposta, brava. Dai, guarda. Vieni qua. Perché si dice che l'uomo discende dalla scimmia? L'uomo e la scimmia hanno un antenato.
comune vissuto della preistoria, quindi l'uomo non discende dalle scimmie, ma simpanze e grilla sono suoi cugini. Perché bisogna dire per favore e grazie? La buona educazione ci aiuta a vivere meglio in società. Se facciamo una richiesta a qualcuno, con cortesia ci aiuterà più volentieri. Quindi adesso, Aurora, la mamma devo dire, per favore Aurora, vieni qua a fare la nanna. Ti faccio una carezza, buonanotte. Buonanotte signorina, buonanotte. Ecco la foto. Ok, hai visto c'è una foto? Beh. Invece. Cioè, guarda che costano tantissimo un libro. Perché gli adulti lavorano? Grazie al lavoro si sente utile e si guadagnano i soldi. Perché pagare cibo, casa, vestiti e poi per chi ama il proprio mestiere, lavorare è divertente. Allora, tata, cosa facciamo adesso? Non vuole più il libro qua, lo mettiamo via? Allora, adesso dobbiamo fare la nanna, amore. Dai, facciamo la nanna, se no altrimenti come facciamo? Troppo tardi. Perché anche la mamma deve fare la nanna. Qual è il libro? Vuoi quella? Sì. Aiuto, prendila. Questa? Tutti i bimbi sono uguali. Uguali. Ugu. Prova a dire. Uguali. Uguali. Invece. Susah banget sih. Mudah-mudahan ya anak-anak kalian yang ibu-ibu yang punya anak pasti lebih baik dari anak saya ya. Oke, vieni qua. Invece. Oh, guarda la questa. Adesso dobbiamo leggere. Dobbiamo leggere, fai vedere. Eccola. Si chiama Tutti i bambini sono uguali perché tutti sono speciali. Tu hai sonno, amore? No. Allora, tutti i bimbi sono uguali perché sono speciali, giusto? Leggiamo, sì. Evviva le mani, evviva le mani, siano bianche o marroni, tutti i bambini sono belli e sono buoni. Guarda, con le mani lo fai? Ok, poi vediamo ancora. Sono tutti diversi, ma sono tutti uguali. E dai, batti un 5 e poi siamo pari. 5! Evviva gli occhi! Hai gli occhi marroni, sono verdi e sono blu, di colori diversi, mi piacciono di più. Fammi vedere gli occhi, che colore hai? Niente. Marrone, tu hai gli occhi marroni. Chi vede lontano, chi porta gli occhiali? Questa la mamma porta occhiali.
che ha occhiali un po' tristi, felici, orientali. Felici o tristi? Chi ha occhi un po' tristi, felici o orientali? Oh, ai ai, quale maialona? Evviva Naso! Naso, dove è Naso di Aurora? Allora, Naso patatona? Oh, no! Si sono nasi lunghi, altri corti e a... Io, giù, come si chiama? Giù come il naso della mamma, giù. Chi ha il naso storto? O a patata o al in su o giù, e giù come il naso della mamma. E nasi che annusano e altri che colano e quelli che sbattono, indovinalo tu in uno starnuto. E giù! Giù! Anna Doveg! Tata, basta, adesso facciamo la nanna. Ti faccio la carezza? Ancora. Invece! Evviva i capelli! Ne ho visti di ricchi. Di lissi e ondulati. Chi li aveva lunghi e poi li ha tagliati. E c'è chi ne ha tanti, chi pochi e chi mossi. Ce n'è di castani, di biondi e di rossi. Evviva la bocca! Denti bianchi, gialli e sporchi. Tu i denti fammi vedere? Bianchi e puliti, sporchi. Ma anche puliti, diritti, storti. E sotto labbra fini e grosse. Si sono lunghi, lunghi, rosse, rosse. Evviva la braccia, braccia magre, braccia questa magre e scioletti questa. Visto? Debolucce, forti e snelle. Che cos'è? Visto, non c'è la mano. E braccia che coccolano, stringono e abbracciano, braccia che lavano, pregano e strizzano. Basta? Questo. E evviva l'orecchio. Questo con uguale. Sì, sì, uguale. Evviva le orecchie. I tipici delle orecchie sono davvero tanti. Ne vedi di piccolo, pelose e giganti. Ma quando sono grandi, enormi, spaziali. Sono proprio perfetta a tenere sugli occhiali, tenere su occhiali. È finita! Non ancora. E però, per favore, può spegnerla? No. Amore, per favore. E viva la pancia! Pance, pancine, pancione, pancette. Questa è la pancette. In dentro o in fuori, magre o cicciolte. È finita. Ma a tutte le pance lo dico, non lo so. Sai cosa piace? A chi tanto e chi no? Chi mi chiedono se... Se ti piaccio, il soletico! A che ne avviati dolciucaia?
God bless you, baby.